Ogni giorno usiamo WhatsApp per comunicare con moltissime persone e se anche tu credi che la gentilezza sia un valore importante da preservare, ecco 10 errori che puoi cercare fin da subito di evitare su WhatsApp che corrispondono ad altrettanti gesti di gentilezza. Piccola premessa, queste cose valgono un po' in generale. Se poi all'interno delle tue amicizie o dei tuoi cerchi di contatti sociali queste cose sono accettate comunemente, allora nessun problema, per carità. Primo, rileggi i messaggi e correggi gli errori. Molto spesso scriviamo di fretta, di getto, camminando sull'autobus, spero soltanto non guidando, e poi spediamo con altrettanta fretta. Prima di farlo cerca invece sempre di rileggerlo e di individuare e correggere gli errori. Alcuni sono particolarmente sensibili agli errori grammaticali, ma a parte i fanatici, credo che sia buona cosa cercare di rendere il messaggio il più chiaro e comprensibile possibile. Secondo, rileggi i messaggi anche per vedere se sono chiari, perché non è soltanto un discorso di errori. A volte i messaggi sono chiari per noi che li abbiamo scritti, ma non è detto che lo siano altrettanto per chi li riceve. A volte diamo per scontate certe cose, a volte ci sono dei sottintesi che per noi sono chiari, ma non è detto che lo siano altrettanto per chi legge. A volte non è ben chiaro chi deve fare, che cosa deve fare, qual è il soggetto, l'oggetto dell'azione. Rileggiamo anche per questo motivo i messaggi prima di inviarli, di modo che la comunicazione sia il più diretta, efficace e comprensibile possibile. Rileggi anche per evitare che il correttore automatico ti faccia spedire messaggi imbarazzanti tuo malgrado. È successo anche a te, ne sono sicuro. Terzo, cerca di evitare le abbreviazioni. TT al posto di tutti, perché con la X al posto di perché. Discorso diverso anche qui, se certi codici, certe abbreviazioni fanno parte del modo con cui si comunica a una certa età o con un certo gruppo. In quel caso nessun problema. Quarto, non scrivere tutto in maiuscolo. Forse non tutti sanno che fin dalla nascita di internet scrivere tutto maiuscolo equivale ad urlare, per cui se puoi cerca di non scrivere tutto il messaggio in caratteri maiuscoli. Quinto, questo è un argomento particolarmente delicato. Limita i messaggi vocali allo stretto indispensabile. I vocali sono comodissimi e sono anche molto simpatici e hanno una capacità comunicativa molto più grande, molto più profonda rispetto al testo scritto, perché la voce riesce a comunicare emozioni, sensazioni particolari che il testo scritto non riesce a comunicare. A volte entrambe le persone utilizzano il vocale come mezzo abituale di comunicazione e in questo caso nessun problema. In ogni caso è bene non esagerare, specialmente nei gruppi, ma non solo, tenendo presente alcune cose. A mandare un messaggio vocale si fa prima rispetto che a scriverlo, ok, e molto spesso i messaggi vocali cominciano proprio così. Però non bisogna dimenticare che invece chi legge ci mette molto di più ad ascoltare un vocale di 2 minuti piuttosto che un testo di 5-10 righe. Inoltre, a volte chi riceve potrebbe trovarsi in una situazione in cui non gli è possibile ascoltare il messaggio mentre potrebbe comodamente leggerlo. C'è poi un caso in cui il messaggio vocale è assolutamente meglio non utilizzarlo, ovvero quando si devono trasmettere delle informazioni che potrebbe essere utile riguardare e rileggere anche in un secondo momento. Qualcosa di questo tipo. Ok, ci vediamo alle 18:49 in Viale dei Glicini, portone 12, interno 14. Devi salire al terzo piano con l'ascensore, ma ricordati di premere in realtà il tasto 2. Quando arrivi davanti alla porta, bussa 4 volte, così saprò che sei proprio tu. Se un'informazione pratica di questo tipo viene trasmessa tramite un vocale, costringe la persona che l'ha ricevuto ad ascoltarlo diverse volte, se non anche nel momento in cui si troverà in quella situazione. Per cui in questo caso è sicuramente meglio un testo scritto. Quando si devono comunicare informazioni precise che è bene rileggere e che bisogna ricordare anche a distanza di tempo. Infine, le informazioni sui vocali non sono ricercabili, per cui
può diventare un problema se uno deve andare a rivedere quel messaggio a distanza di giorni e quel messaggio si è perso in mezzo ad altri messaggi vocali. Pensa se ad esempio dopo quel messaggio ce ne sono stati altri 8, come fai a ricordarti qual era quello in cui c'erano le informazioni? Dovresti andarli a risentire tutti per trovarlo. Per tutti questi motivi è bene non esagerare mai con i vocali e in ogni caso cercare anche di non essere troppo lunghi. Sesto, in caso di urgenze, invece di scrivere un messaggio, telefona direttamente. L'altro in quel momento potrebbe non aver visto il tuo messaggio o anche se l'ha letto potrebbe essere impossibilitato a scriverti una risposta. Oppure potrebbe nel frattempo ricevere altri 10 messaggi da altre 10 persone, per cui la tua urgenza rimarrebbe sepolta da altri messaggi successivi arrivati dopo. Occhio soltanto a non diventare insistente, può essere che l'altro non abbia la tua stessa percezione di urgenza rispetto a quello che tu gli stai chiedendo. E tieni anche conto che chi riceve un messaggio non è detto che possa rispondere subito. Ho dedicato un intero video a riguardo, vallo a recuperare se vuoi. Se invece sei tu a ricevere un messaggio in cui ti si chiede qualcosa di urgente oppure una telefonata, se in quel momento non puoi rispondere, allora manda un messaggio dicendo che ora non puoi e vi potete sentire più tardi. Settimo punto, occhio agli orari in cui mandi i messaggi. Se possibile cerca di non mandarne né alla sera tardi né al mattino molto presto. Mi dirai se sono andati a dormire, avranno spento il telefono, l'avranno silenziato. Io di solito faccio così, ma non tutti fanno così, non tutti possono fare così. Chi ha figli, chi è reperibile, allora deve tenere il telefono sempre acceso. Non è neanche detto che tutti siano capaci a spegnere il telefono, oppure a silenziarlo, oppure moltissime persone non sanno che certi messaggi su WhatsApp possono essere silenziati. Ad esempio, i messaggi di certi gruppi in cui arrivano decine o centinaia di messaggi al giorno, per cui anche in quei gruppi mandare messaggi ad ora tarda potrebbe rischiare di svegliare qualcuno. C'è un orario consigliato per non mandare messaggi? Forse alla sera dopo le 22, al mattino non prima delle 8:39, se poi è sabato e domenica anche più tardi. In ogni caso, anche per questo piccolo punto vale il fatto che se invece siete abituati a mandarvi messaggi anche in altri orari, continuate pure a farlo. Ottavo punto, se puoi, ti prego, evita di mandare continuamente fiori, immagini, buongiorno, buonanotte. Evita soprattutto di mandarli indiscriminatamente a tutta la tua rubrica. Dirai, se non li vogliono possono sempre dirlo, vero, verissimo, ma di fatto raramente lo faranno, raramente anche tu l'hai fatto. Piuttosto di dirti che non li vogliono e rischiare di essere scortesi, preferiscono non dirtelo, preferiscono continuare a riceverli. Piuttosto, se sono 2 mesi che ogni giorno mandi un messaggio con un'immagine a quella persona e quella persona non ti ha mai risposto, beh, allora magari chiediti se veramente li gradisce. Se poi è uno ogni tanto, niente di male, per carità. O magari se ne hai tanti che proprio non riesci a non mandare a tutti, allora crea un gruppo apposito in cui mandarlo, a patto però che non iscrivi le persone senza che loro te l'abbiano chiesto. 9. Evita anche di inoltrare le famose catene di Sant'Antonio, quelle in cui a volte c'è scritto qualcosa di questo tipo. Invia immediatamente questo messaggio ad altre 10 persone, altrimenti non riuscirai mai più a trovare il punto giusto di cottura dei rigatoni e tutte le tue orchidee sfioriranno all'istante. Ed evita anche di mandare quei messaggi in cui si chiede di recitare 258 Ave Maria al suono di tamburi dell'Himalaya per fare in modo che tutti i governanti del mondo possano finalmente fare la pace. Non è molto bello mischiare la fede con una sorta di superstizione.
Infine, quando sei in compagnia e il tuo cellulare squilla in continuazione 10 volte in 2 minuti, allora silenzialo per non infastidire la compagnia, o magari silenzia almeno quel gruppo per il tempo in cui sei insieme ad altre persone. Queste erano 10 piccole cose da evitare su WhatsApp per una comunicazione gentile ed efficace. Ne aggiungerei un'undicesima però. Se qualche tuo amico fa qualcuna di queste 10 cose, non farne un dramma. Abbi pazienza, se ci sono le condizioni diglielo personalmente in modo gentile, altrimenti abbi ancora pazienza. Sui gruppi WhatsApp in realtà poi ci sarebbero moltissime altre cose da dire, specialmente sui gruppi delle mamme che pare che siano i più temuti, quelli della scuola o dello sport. Magari ne riparliamo un'altra volta. E se ci sono altre cose che secondo te è meglio fare o non fare su WhatsApp, scrivile nei commenti. Sono Don Giovanni Benvenuto e credo che se comunicheremo meglio, vivremo anche meglio. Iscriviti al canale per non perdere tutte le notifiche, attiva anche la campanella.